raccontiamo. Luigi, dove ci troviamo qua? Qui ci troviamo al Grand Hotel Europa a Sorrento. È un bellissimo terrazzo al mare. Siamo venuti qua a presentare questo panettone con fico bianco, albicocca e mandarino, che praticamente è un gusto fresco d'estate. Il mandarino c'è, cioè, anche che sia qui autunnale, invernale, però dà freschezza al sapore. E qui altro c'è, che poi questo è un panettone che noi presenteremo a Natale, è quella integrale che abbiamo fatto alla colomba, è il vino asprino, noci e mele a nocca. E questo qua è proprio praticamente da inverno e Pasqua, più adatto. Ed è un modo anche per celebrare il territorio, sì, perché voi vi trovate dove? Infatti, come pasticceria? A Carinaro. Ecco. Infatti questo qua io l'ho chiamata come colomba, no? L'ho chiamata terra di fuoco. Molte persone, perché terra di fuoco? Perché noi nella terra di fuoco non facciamo solo prodotti, come dicono, che saranno così, ma prodotti comunque di alta qualità. Okay. Giusto. E quindi vi siete cimentati anche altri prodotti, altri tipi di colombe, sì, oltre a queste? Quale altro? C'è alla menta e a melannurca, ci sta menta e fragola, ci sono quella solo albicocca, poi c'è il classico, sempre con arance candite che facciamo noi. Abbiamo saputo che voi avete partecipato anche a dei contest in cui vi siete, diciamo, sperimentati. Un contest a Massa Carrara, che abbiamo fatto terzi, per la medaglia di bronzo, e secondo alla Divina Colomba a Bari, proprio con il tradizionale. Va bene, progetti in cantiere, qualche altro progetto che... Sì, e noi stiamo cercando di trovare un panettone comunque diverso, perché noi oggi ormai siamo in tanti, noi specialmente colleghi del sud, abbiamo così rafforzato molto le impasti eccetera, cerchiamo di trovare un pasto un po' diverso, un pasto molto più carico di prodotti, di proteine e di sapori all'interno. A Natale vediamo di trovare qualcosa di abbastanza importante, che sta in cantiere, però lo diciamo a Natale. Okay. In bocca al lupo, poi ci vediamo a Natale sicuramente.